Salerno scopre nuovi talenti musicali. È una cosa molto bella, poi come dire, una città che è molto attenta in modo particolare alla musica, anche come tradizione, è una risposta anche che si dà ai giovani, mi sembra una cosa bella e interessante. Il del Play Music Festival che terrà la sua finale il 24 gennaio al Teatro Augusteo, quindi invitiamo tutti quanti. Il festival si è svolto attraverso varie fasi, quindi quattro fasi in particolare che prendono poi i nomi dal linguaggio della radio, quindi fase rec, fase start, fase stop e fase fast forward, semifinale e finale. L'evento è stato anche un po' una scuola per i nostri partecipanti, in quanto hanno dovuto superare degli esami e delle prove, e abbiamo scelto poi finalmente i nostri 12 finalisti che sono attualmente impegnati nelle prove di uno spettacolo che sarà sicuramente entusiasmante. Abbiamo il piacere e l'onore di avere anche degli ospiti nazionali quali Tony Maiello e Pasqualino Maione, e quindi vi aspettiamo veramente in tantissimi il 24 gennaio al Teatro. Ci vuole stare un po' l'iniziativa, come si svolge? Sì, il Play Music Festival si è svolto quest'anno in 5 fasi, dico brevemente. Una prima è stata un contest online dove ogni partecipante ha caricato il proprio video su Facebook. Abbiamo scelto tra oltre 70 partecipanti, mi sembra più o meno, e abbiamo fatto una prima selezione dal vivo un mese esatto dopo. Abbiamo fatto ancora un'ulteriore scelta, c'è stato un esame che i ragazzi hanno dovuto sostenere, un vero esame con questionario, quindi su come si scrive il testo di una canzone, su domande anche di immagine. Infine siamo arrivati alla semifinale e al Teatro Augusteo venerdì sera avremo 12 persone di questi 70 iniziali. La nostra prospettiva è quella di andare ben oltre i confini di Salerno. Siamo partiti a Salerno, quest'anno abbiamo avuto anche tante persone che sono venute da fuori città, anche da Napoli, anche da Caserta, abbiamo avuto un po' persone dalle varie regioni, e ci stiamo affiancando di nomi comunque conosciuti a livello nazionale, per cui stiamo cercando di dare una reale opportunità ai ragazzi che si approcciano al mondo della musica, sfruttando un po' tutto quello che abbiamo conosciuto durante gli anni e quello che ci offre oggi la tecnologia, internet, digital delivery, iTunes, YouTube, eccetera, eccetera, che è lo sbocco, forse oggi l'unico sbocco reale per chi inizia a fare musica e vuole farsi conoscere. Con noi, innanzitutto, ringrazio la Cecilia della Rossa per aver trovato la conferenza, per aver aderito all'invito di questa mattina. Il comune, tra l'altro, è ente patrocinante della iniziativa, la nostra Libera la Mente, abbiamo qui i conduttori artistici, gli studenti dell'associazione, Diego Giordano Parisi, noti tanti, come per fare di tanti, da tempo impegnati nella promozione, insomma, nella sfida del tutto rinnovata, perché l'intento è quello poi di non ripetersi, ma di proporre un prodotto sempre nuovo, così che anche i ragazzi possano in qualche modo, sempre senza attività formativa, di formazione, di fatto poi spiegherete poi bene, insomma, tutte le fasi della kermesse, quindi vi ringrazio, insomma, buona giornata a tutti. Del Play Music Festival, come anticipava Alessandra, il festival è stato trasformato in quanto rispetto all'anno scorso. Giovani è ancora più bello, come dire, quello che ho sentito finora ci fa capire quanto lavoro ci sia dietro una canzone, insomma, quando a volte noi vediamo delle immagini, ci fanno vedere, insomma, appunto questi cantanti, ma a volte si dimentica che dietro 3 minuti di una canzone ci sono mesi e mesi di preparazione. E davvero con l'impegno di tanti professionisti, abbiamo parlato, ho sentito la moda, ho sentito i logopedisti, ho sentito tante professionalità che sono messe in campo, chiaramente, perché queste cose non sono improvvisate sicuramente, ma a volte non si capisce bene, non si sa. Seguire i ragazzi per la gestione del no, che è prevalentemente una risposta che nel mondo dell'arte arriva spesso, le volte in faccia, il famoso le faremo sapere. Quindi siamo partiti proprio dalla base.